Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E eccezionalmente oggi di domenica ragazzi, perché ovviamente domani ho un po' di impegni, quindi non so se riesco a unire bene le due cose e fare video e fare cose. Quindi lo faccio oggi di domenica e poi domani vediamo. Ci potrei riuscire ugualmente, quindi potreste avere in pratica un video in più. Tanta roba. Allora andiamo avanti con la giocata di oggi. Intanto mi raccomando iscrivetevi al canale perché io do sempre precedenza alla nostra community anche per gli scambi, questo è importantissimo. Ringrazio Michele per avermi mandato un po' di stelle doppioni, 4 stelle, lo ringrazio perché sono sempre comode. Poi ovviamente ringrazio Antonella perché mi manda sempre carte da poter regalare anche ad altre persone, quindi se vi servirà Stazioni Selvagge una ce l'abbiamo, quindi qualcuno di voi sarà il fortunato che dovrà ringraziare Antonella. Poi ovviamente una bella lista dell'evento che c'è attualmente, c'è da ieri sera, l'ho già iniziato, è un evento 2 giorni con stazione probabilità imprevisto, 16.000 dadi totali all'interno dell'evento. Ovviamente sono già molto avanti perché ho giocato un pochino ieri sera, ho fatto il primo 10 minuti per 1000, quindi starò tra la soglia 33 e rotti. Ovviamente c'è il PEG, quindi ci sono i PEG, le monetine, ce ne sono 693 totali. Per completare l'evento PEG ce ne vogliono minimo 800 se siete fortunati, quindi diciamo che con solo questo evento non vi basta, abbinandolo al torneo e al torneo di domani o di stasera come lo volete chiamare, probabilmente ci arriviamo molto vicini agli 800. Ok, ultimo premio di questo evento è 7500 dadi più pacchetto, 20 minuti di per 1000, 10 minuti per 1000 all'interno, quindi c'è tanta roba, diverse bustine e bustine grandi, quindi speriamo di non finire l'evento oggi con questa giocata, perché c'è il rischio. Ok, potremmo finire il completo. Mi viene il nome, non mi vengono le parole, a posto. Poi, andiamo avanti. Il torneo un giorno, iniziato ieri sera. 3110 dadi totali all'interno del torneo, non è proprio eccezionale. PEG sono 280, quindi abbinati ai 600 andiamo già oltre, andiamo sui 1000 circa. Quindi ci stiamo alla grande. Punti totali 17.345, ovviamente i tre primi classificati hanno una bustina importante. È un torneo dove la gente non sta puntando tanto nonostante ci sia il PEG, quindi mi chiedo anche per quale motivo, ovviamente, perché dovrebbero puntarci di più. Però per adesso per esempio sono quinto nel torneo, quindi oggi andando a fare la partita magari riusciamo a scalare un altro pochino. Andiamo avanti. Lista completa degli eventi PEG con scritto anche il minimo richiesto. Minimo richiesto per completarlo 800 PEG se tutto va bene. Ci sono 7900 dadi totali qua dentro e alla seconda riga c'è la wild. Quindi se ci arrivo ragazzi io finisco oggi l'evento per forza di cose. Se non ci arrivo ovviamente abbiamo i dadini. Potrei pure mantenerlo e non arrivarci oggi. Però dipende pure dalla situazione, anche perché stanno delle bustine cicciotte che ci potrebbero comunque far arrivare a quel punto durante la nostra via. All'ultimo ci sta il pacchetto questa volta invece che solo i dadi, con 2500 dadi più bustina, quindi tanta roba. Proseguiamo, ricordo sempre grazie a Monopoly Go News, trovate il Telegram qua sotto se volete altre informazioni, con loro Monopoly Go Hub dove ci sono tutti i canali compresi quelli degli scambi, quindi li saluto se ci seguono ancora. Promemoria, cavo, quando finirà la collezione il cavo vi darà un premio, ovviamente vi darà la cassa massima che avete in quel momento. Se avete 250 stelle, 251, 499, andranno tutte perse le altre, ok? Quindi se non arrivate a 500 e fate meno di quello, ovviamente prendete quella cassa, quindi il resto va sprecato. Quindi se potete farlo, magari scambiatelo con quelle piccole. Stessa cosa, se avete tra 500, se avete 500, prendete quella cassa. Tra 501 e 999 tutte le altre stelle andranno perse. Stessa cosa, se siete a 1000 stelline, vi darà, quando finirà tutto, una cassa di quelle grandi. Se avete più di 1000 stelline, tutto il resto, tutte quelle dopo, andranno perse. Ecco perché vi dicevo l'altro giorno, io ce n'ho 3000, le devo consumare, perché sennò a me mi danno la cassa da 1000 e le 2000 dopo vengono sprecate. Quindi conviene usarle prima, così almeno prendiamo i dadi. Che è tanta roba.
Visto che mancano pochi giorni, ragazzi, ricordatevi questa promemoria importante. Ok? Poi, lista degli eventi di oggi, c'è un po' di robina, non mi sembra, ci sta un per 1000 alle 8, quindi sarà buono da utilizzare con il torneo nuovo. Quindi io direi di abbinare la cosa, fate 5 minuti di per 1000, 5 minuti di torneo e andate a tirare verso poi i 20 minuti di per 1000 dell'evento superiore, perché ha 2 giorni, quindi è da completare entro domani circa. Ok, quindi la situazione è questa. Altri eventi strani, c'è una mega rapina adesso di mattina, quindi ci dovrebbe stare adesso che vado ad aprire il gioco. E vediamo effettivamente come la va. Ovviamente ho fatto un po' di giocata e adesso vediamo cosa ho combinato. Andiamo in gioco. Ok, tanto mi hanno aggiunto amici, termina tra 5 giorni, in realtà addirittura meno, perché adesso stiamo, io voglio andare a controllare prima di tutto, a 4 giorni e 9 ore, ok, quindi già siamo molto vicini alla fine. A me manca solo una carta, quindi potrebbe capitarmi oggi, come no. Vedete, io sto a 1940, questi 940 sono quelli che mi state mandando voi, se ci arrivo prima ne cambio 1000 e finisco ugualmente l'evento con l'ultima. Se no, li lascio così e questi 9,40 andranno persi, perché almeno prendo la cassettina, quella grande, nel prossimo, ok? Così iniziamo col vantaggio. Allora, andiamo a vedere gli amici. Ovviamente me l'avete mandato 10.000 richieste, che io non le vedo in questa maniera. Ragazzi, se vedete i video, io queste cose non le sto mandando a nessuno. Dovete scriverlo sotto nei commenti, perché è una cosa equa e io scelgo casualmente, perché così in pratica è come se mi voleste imboccare, ok? E non mi sembra giusto verso tutti gli altri. E penso che pure gli altri qua sotto nei commenti siano d'accordo. Siete d'accordo? Allora, io apro la mia bella cassa community. Bella, sempre per modo di dipende se ci dà soddisfazione o meno. Vai. Per ora non ci ha dato soddisfazioni. Ma va bene così. Ok, a che altri giochi state giocando? Qualcosa di nuovo, ragazzi? Mi avvisate se anche voi, che ne so, a scuola, al lavoro, c'è stato un cambio generazionale di giochi. Magari c'è stato qualche gioco nuovo che mi sono perso per strada. Io volevo provare a portare qualche gioco nuovo. Ho visto pure COD, quello nuovo per smartphone. Non so quanti di voi giocano a giochi di sparatutto, ma giocando a Monopoly penso che siate molto più casual gamer e molto più tranquilli, un po' tipo me. Quindi non penso che giocherete a COD per mobile, che è pure abbastanza pesantino da scaricare. Mi sembra che sono una decina di giga comunque, da quello che ho visto quando l'ho messo sul mio bellissimo smartphone da gaming. Infatti poi dopo mi devo riadattare anche con quello, perché per farvelo vedere bene conviene giocare da quello smartphone, anche se è un po' più complesso. Allora, abbiamo aperto il regalo giornaliero. Le costruzioni costano meno, infatti come vedete ormai 32 billion, sta risalendo, ma ieri sono riuscito a fare anche un tabelloncino. Siamo a una soglia abbastanza alta, 100 peg. Qui sono quinto, ovviamente, con 8003, quindi è un torneo abbastanza basso. Cioè, in pratica, gli unici alti sono Craig e Danel, ok? Gli altri sembrano quasi anche dei nomi molto... No, vabbè, ci stanno le foto delle persone, quindi sono giocatori effettivi. Però sono finito in una lobby, penso, abbastanza tranquilla. Allora, dai, cominciamo la nostra giocata e vediamo quanti dadi sprechiamo e quanti peg accumuliamo. Poi tiriamo appunto su peg e vediamo che succede. Ovviamente è solo stazioni, quindi io cercherò di fare giocate per 1% da posizioni corrette, ok? Ci sono tante casette, perché come vi ho detto ieri ho fatto un tabelluns, tanta roba. Finalmente si riescono a fare i tabelloni, perché ugualmente sono arrivato a 26.000 e mi ha aumentato i soldi che mi danno le rapine. Quindi è molto più facile salire adesso. Ma ho capito perché stanno tutti a 27, 28, 29.000. Perché c'erano quei potenziamenti sia su distruzione che su rapina. E io non ce l'avevo ancora. 5, 5, 10. Posizione veramente bella, ma tiro veramente brutto. Vai, altro giro alla ruota. Mo' mi arriva la bustina gigante, guarda, mi arriva la carta che mi manca iperdorata. 100, 100. Tanto è così. Ci fregheranno e non riusciremo a fare gli scambi. Ok, un bel imprevisto, vabbè, 200 punticini, diciamo che non piangiamo troppo, però... No, dai, stazione così è cattiveria. Guarda, magari era pure rapina, no, distruzione, va bene, allora ce l'accolliamo. Allora, volevo andare a vedere con le distruzioni, per non attaccare sempre attacca che comunque sta cominciando a scendere, a vedere se l'account dell'altro ragazzo, Kaya, magari era disponibile.
Perché mi ha detto che lui ha la possibilità degli attacchi. Fa vedere. Sì, è disponibile. Vedo già che è distruttibile dagli attacchi. Perfetto. Quindi abbiamo anche Kaia. Ringrazio comunque il ragazzo che mi ha prestato, tra virgolette, il suo secondo account specifico per fare gli attacchi. Così almeno quando non abbiamo attacco a disposizione possiamo passare anche a dare un salutino a Kaia. E lo salutiamo e lo ringraziamo sempre, perché sono sempre grandi mani, ragazzi. Cioè, voi sottovalutate sempre gli aiuti che mi date. Cioè, questo account va avanti anche perché voi mi date un sacco di mano. E fa tre volte la cosa normalmente, è quasi improponibile farla tre volte. E io sto facendo la terza volta, ma perché c'è state voi? Infatti molti mi dicono: ma come fai tutti sti dati? Perché mi è stato a far finire le collezioni più spesso del previsto. E le collezioni grandi danno 5.000, 6.000, 3.000, 7.000 dati. Cioè, accumula. Se uno fa una giocata fatta bene e cerca di andare sempre in paro o in poco drop, quei dati recuperano tutto. Poi quando prendi la giornata positiva sali. Infatti sto salendo, non come alcuni colleghi che sappiamo stanno a 700.000 dati, che giocano dal mio stesso periodo. Però 138.000 dati, io non è che ci sputo sopra, assolutamente. Ok, proseguiamo la nostra giocata, vediamo dove ci porterà. Comunque vi ho visto un po' meno attivi, vi stanno a fare tipo compiti, esami, cose brutte a scuola, perché ovviamente poi ci stanno le vacanze di Pasqua, quindi magari vi stanno un attimo a, tra virgolette, testare. Ditemelo qua sotto nei commenti, sono curioso di sapere. Perché comunque sono arrivate anche persone nuove. Ieri sono venuti 6 iscritti nuovi, quindi se sei tra gli iscritti di ieri, benvenuto. Ovviamente tiro bruttissimo. Ok, 300 punti però abbiamo fatti, perché siamo capitati con pura fortuna su probabilità. Niente, non sto prendendo una stazione da quando abbiamo iniziato, tranne quella per uno, de prima de Kyle. Ok, quindi puntata con ritmo molto basso, perché per arrivare a 20 minuti di per 1000 penso che ci siamo lontani. Però intanto abbiamo 500 peg gestibili molto bene. Ovviamente tiri orrendi, me ne stanno uscendo veramente di brutti. Ho sprecato un sacco di dati. Vuoi passare su una stazione? Una. Ma io dico una per 100. Me la fai? Fa una per 100. Vabbè, fa una Prison. A doppio? Dai, giusto per soddisfazione. Vabbè, giusto per soddisfazione, era ironico. Non volevo dire proprio un per due che me fa 4. Gioco oggi mi vuole trollare. Gioco ha detto di no. Ok, vediamo un po'. Imprevisto? Assolutamente no. Dai, faccio una stazione come si deve. Oh no, niente armor. Ma perché? Perché mi odi così? Perché? E niente, oggi mi sai droppiamo un po' di dati. Vedo già il gioco che mi sta trollando sempre di uno. Quando comincia così, già ci dice che c'è qualche problema. Allora, un attacco distruzione. Ecco, le distruzioni a 27.000 adesso saliranno, mi sa. Quindi ci vorrà ancora un po'. Oh, cambio avversario ho fatto. Ok, niente, non voleva partire. Vediamo un po' se attacco è disponibile. Perché ieri mi sembra che era rimasto una mezza distruzione. Quindi un po' moscia, un po' vuota. Ok. Ok, distruzione. Vediamo un po'. No, beh, c'è ancora una. Diciamo che ancora possiamo farci aiutare anche da attacca. Vediamo, vediamo. Un 500 punticini, perché la prende sempre pieno. Ricordiamoci, l'evento sopra funziona così. Il torneo ne prende 400. Ok. E siamo quarti, perché sono capitato in una lobby bassa. Ogni tanto capita pure a me un po' di fortuna, almeno nei tornei. E quindi potrei prendere anche bustina cicciotta. E comunque sia. E vabbè, però guardate uno, si chiama cattiveria, No, dai, stazione. Stazione rapina, guarda, No, distruzione, va bene, va bene. Va bene, va benissimo così. Attacchiamo su primo rabbit, tanto c'ha gli scudi. Tutto è distrutto, però c'ha gli scudi. Ok, va bene su primo rabbit. Ok, ha un po' posizione che non consiglierei per fare nulla. Però ci è mancato un passettino. Sì, però ti prego, mi prendi una posizione discreta? Grazie, ok. Speriamo, speriamo. Va bene, anche probabilità da lì, Che comunque sono tre buff, un beccolo. Però posso, fa 4. Naggia. Gioco cattivo. Per 100. 6 e 6, 12. Io già pensavo che quel tiro non ci arrivava, perché era un 5. Però 12 mi pare un po'. Cioè, guarda, mo faccio 3. Non 3, però
Bisogna andare molto vicino. Dai, un bel imprevisto stazione. No, stazione secca, va bene. Ci accontentiamo. Oh, ma una rapina? Non è un torneo a due giorni, eh. È un torneo a un giorno. Le rapine. Le rapine, Monopoli. Eppure ieri sera è stato un trauma, perché non mandavano le rapine. Cioè, pochissime rapine. Le rapine, se non è a due giorni, devono essere normali. Non le dovete modificare. Monopoli Go. Su. Reggi, ti prego. Aggiornati in maniera da migliorare, non da guadagnarci ancora di più. Non c'è guadagni, poi se ne va la gente. Oh, ditevelo pure voi. Regalateci qualche dato di più. Fateci qualche sfida interessante se vincono i dati in maniera... Anche in challenge. Dici, vabbè, devi arrivare a un tot di cose, allora ti damo i dati. Tipo le sfide giornaliere, però con qualcosa di più stuzzicante, no? Almeno uno ti dà pure il motivo per... No, vabbè. No, vabbè. Alta distruzione. Oh, regà. Ma rapina... Non sparite le rapine. Vabbè. Vabbè. Diciamo gli diamo retta. Che devo fa? Ah ragazzi, ma il video di ieri di Brawl Stars non gli avete dato un'occhiata? O non vi è arrivato il feed? Ditemi se non vi è arrivata la notifica del video di Brawl Stars. Perché io ieri l'ho fatto. Però è andato. Dai, un'altra volta doppio 5. Dai, però si chiama cattiveria o Steph a po'. Ecco. Mannaggia, ma levato la rapina. Ma levato la rapina. Vabbè. Questa è cattiveria a gioco, però, eh? Mi fai tutte le istruzioni e poi mi fai 3-5 di fila. Oh, ok. Allora, dicevo. Vi è arrivata la notifica del video di Brawl? Gli avete dato un'occhiata? Ieri, diciamo che era un video, anche dalla copertina si vedeva, un po' presa in giro di quello che ho visto di Grax. Che è bravo, però ovviamente è ancora rimasto indietro con alcuni personaggi. E allora avevo fatto il video con una copertina molto simile, rifatta da zero ovviamente. Non l'ho presa e fatta, l'ho rifatta da zero però. Nello stesso stile, proprio per scherzarci un po' sopra. E ho fatto un po' di partite con il Brawler che attualmente è il mio più alto. Perché l'ho giocato di più, perché mi ha dato molte soddisfazioni, perché negli annientamenti, nella dominio è veramente esagerato, quindi è facilissimo salire. L'ho portato a 706, quindi tanta roba. Quindi dategli un'occhiata se non l'avete fatto e lasciate un bel mi piace, perché anche se non siete della community di Brawl Stars, magari potete darmi una zampa. E io porto vari contenuti, cerco di variare e di portarvi quotidianità apposta per giocare e stare bene insieme. Ok, siamo quarti, non riusciamo a spostarci da lì. Ok, 5-8. Posizione brutta che sarebbe stato comunque dei buoni punti. Siamo a 654. Vediamo un po' di tentare da qui. Ok. Niente, liscissimo. Lo prendiamo un imprevisto? No, una stazione. Beh, io cerco l'imprevisto e trovo le stazioni. Tutte distruzioni. L'unica rapina l'abbiamo presa per uno. Non ha senso questa cosa. Vaffanbecco, attacco Jolly. Guarda, ma c'ha pure l'armor. No, va bene. Abbiamo attaccato Joel a random e ci è andata delusso. Fortunatamente. Ogni tanto un po' di fortuna pure al sottoscritto. Può capitare. Ok, da là se mi fai doppio 5, madonna che te tiro una... Non lo so che gli tiro una scopettata, vedi tu. Ok, un bel go. 6 e 3 forse... Ah, tasse, vabbè. 6 e 3 imprevisto. Oh, un imprevisto afferra la grana. Perché ci piaceva afferra la grana, noi ci proprio interessava, però... O comunque mi sembra 200 punti. Mi sa di sì, 200... Mamma mia. Mamma mia, me li devo mangiare tutti questi soldi. Comunque che le cose costano meno. 111, e beh, sono buoni comunque, non sono mica male, eh. Ok, ovviamente i punti per sopra, grazie. Bustinina, l'artista. Per fortuna non è uscita ancora la carta, quella che mi serve a finire. Guardate uno. 5-5, no vabbè, mi stai a trollare. Stai proprio a trollare. 6-3-9. Posizione brutta. 5-4, 9 di nuovo. Vabbè, scusate, mettetevi in posizione però. Niente, eh. Niente, il gioco trolla. Il gioco trolla. Posizione buona, si spera. Un bel 6. Appunto, de 1. Vabbè, però non mi puoi veramente fare sti giochi.
Mo' tirata random da chilometri e chilometri, vado su stazione. E ancora distruzioni! No, vabbè. Io comincio veramente a stupirmi di questa cosa. Io mi stupisco, ragazzi. Sembra fatta apposta perché siamo agli ultimi giorni e sembra che ci stanno a minare per rallentarci. È pazzia. Non che mi vada male, perché ripeto, io ho anche il vostro aiuto. Però, pensate a un giocatore medio che si ritrova tutte queste distruzioni. Ecco, appunto, finito attacca. Andiamo da Kaia, giusto? Yes, sir. Grazie, Kaia, ti ringrazio sempre. Detto questo account, va grazie a voi. Io lo dico sempre. E questa serie esiste e grazie alla community che segue. E anche voi, ho visto che vi aiutate. Tipo Antonella mi manda le carte da mandare a voi. Quindi vuol dire che vuole dare una mano sia al canale che sia alle persone che giocano a Monopoli. Quindi tanto di cappello. Non è facile trovare le persone così, specialmente nei gruppi. Se vedete i gruppi che ci stanno di Facebook, ma pure nel nostro, che voi dice: oh, 6 e 4, che cuore. Ok. E anche da noi sembra che delle volte ci stanno i fuffaroli, quelli che fregano, quelli che ti dicono: guarda, dammi 25 stelle dorate e te do una carta 5 stelle che te manca. Mazza. Mi sembra un pochino esagerato, è un po' una forzatura, mi sembra, vorrei dire. Però, ok, abbiamo fatto una bella rapina, finalmente, oserei dire. E quasi per sbaglio l'ho tirata quella rapina. Ok, vediamo un po'. Posizione che è buona per imprevisto, però magari mi dicesse cuore ogni tanto. Guarda, de uno. Oh, fai 11, ti prego, fai 11 perché sono sclero. Ha fatto 3. Guarda qua, 5, 6, 7, de uno. No, vabbè. No, vabbè, no, vabbè. Fa la pecora, beh. Sì, ma voglio la posizione. No, sei... Perché tutti sti 10... I 10 sono una cosa non rara, di più. Ma a me escono i 10 come fossero acqua colorata, raga. Non c'ha senso. 4 e 1, 5, liscio di 1, di nuovo. Fammi 11 adesso, mi arrabbio. 6 e 4, no. No, sempre un doppio 10 comunque. Andiamo un po' assurdo, posso dirlo, assurdo. Vai, piglialo. Oh, una bella station. Ovviamente tutte distruzioni perché le rapine le vediamo ogni 6 distruzioni. Mamma mia. Però no, non ci frega niente perché l'evento sopra i 500 li prende a prescindere. Quindi anche se non ci dovessimo arrivare a piena potenza, il torneo tanto diciamo che è fatto. Arriva alla top 3 mi ci vuole abbastanza poco. Più che altro è mantenerla, che magari mi distraggo perché ho altre cose da fare nel pomeriggio e ne perdo. E quindi magari non riesco a prendere la bustina cicciotta. Non è proprio nel mio massimo interesse, perché ormai la collezione è finita. Cerco di traccheggiarla il più possibile, sperando di poterlo fare. Anche perché, se vi ripeto, se capita la carta, oggi è finita, ovviamente. Beh, imprevisto stazione, quindi sono per sopra 700 punti. Rapina. Oh, alleluia. Un po' di soddisfazione. Comunque, non so se avete notato, sopra è 700.000, 700 billion, quindi se io dovessi prenderla per 1.000, quelli sono 7 trillion. Quindi ogni volta che prendo una stazione di quelle a per 1.000, se ho la fortuna ogni tanto, posso aumentare la cosa, il livello, immediato, per 2 volte pure, mi sa. Quindi anche la salita dei nostri livelli è aumentata alla grande, alleluia, oserei dire. Un bel per cento, 516 ovviamente liscissimo, vabbè, posizione molto scomoda, quindi... Qui un per uno ci sta. Qua potrebbe essere buona se tira il tiro lungo corretto. Invece no, fa un 3. Va bene, imprevisto. Niente, liscio tra uno e l'altro. Un 11. No, un 6. Qui non può andare su stazione. Se ci va, mi arrabbio. Ugualmente qui stazione è un 4. È abbastanza... Qua potremmo prendere un armor o... Ovviamente il nulla totale. Niente, Mordug c'ha una grande sfortuna in determinati ripetitiri. Madonna, 10... Ho letto bene, raga? 10k punti per 3500 dati? Mazza. Delicatezza. In corsa alla ricchezza. Sembra bello, ma non è. Vediamo un po' se facciamo un 5 per pura fortuna. Ho fatto un 6, ovviamente. La Bryson? Niente, imprevisto. Dai, ho lisciato pure l'imprevisto di uno. Sì, però veramente dei tiri orrendi.
orrendi e fatti apposta, perché è sempre di uno lo scostamento. La maggior parte delle volte scosta di uno. Afferra la grana, vabbè. È pazzia, è pazzia. Ok. Sembra quasi apposta per farci sempre consumare più dadi possibili. Ripeto, siamo contenti perché tanto mo prenderemo i 30.000 dadi e tanta roba. Però, insomma, sprecare i dadi così. Tipo, dovrei fare sempre la giocata per cento fissa. E come capita, capita. Farei più soldi, consumerei più dadi. Però farei anche più aumenti di coso, di tabellone. Da un punto di vista, diciamo che ci sarebbe un guadagno, ma una perdita importante. Appunto, tipo, vedete, passo sulle probabilità random, quindi tanta. Oh, beh, questo mi è piaciuto. 300 dadi più 200 punti e tanta roba. Ovviamente liscio di uno. Guarda che tiri schifosi nei punti più brutti poi. Cioè, ci si impegna proprio, ci si impegna. Oh, una stazione, grazie, molto gentile, mi serviva. Ci sta. E poi non so, non ho preso tutti i punti del torneo ancora, vero? Eh no. Quindi diciamo che siamo pure ancora, tra virgolette, un po' indietro, nel senso. Andiamo da Gaia. Grazie Gaia, che ci dai la possibilità. Ok. Destruction, 400 punticini. Olè. Vediamo un po' dove ci portano questi punticini a un chilometro di distanza dal premio. E a sto punto, visto che stiamo lì lì, io mi stopperei perché la giocata l'abbiamo fatta e non ci è andata proprio al top. Devo impostarmi questi due cosini. Ovviamente per impostarli non devo andare a per 30, lo dovrei fare a per 5. Allora, facendo in questa maniera, se vado a destra sono sempre dadi e punticini peg, e stessa cosa dall'altra parte. Prenderei peg e peg. Quindi secondo me lo lascerei così e cercherei di andare sempre a destra. Non tanto per, ripeto, per prendere dadi, ma per prendere i peg. A me mi servono i peg. Ok? Quindi 20 e cosa dovrebbe darmi il peg? Olè. Quindi non devo aggiustare nulla. 20, 20. E la dadi? Non ho notato. Speriamo di sì. Lo notiamo adesso, 2724. Ok, me li dà, me li dà, me li dà. A posto, peg e dadi, peg e dadi. Cercherò sempre di andare qua a destra. Tanto, raga, sto pilotati. Ok, mi ha dato i peg anche di là. Quindi in questa maniera ho molta più probabilità di riprendere peg. Ok? Perché col per 30 prende sia quello che c'è visibile che sia quello dietro. De punticino. Quindi tanta roba. Oh, dai, rimbalza bene, bravo, così. Così ne riprendiamo qualcuno. Non ne abbiamo presi tanti perché i rimbalzi sono stati relativamente pochi. Ok. Diciamo che due premi già li abbiamo presi. Ecco, 700 mi sa che ci arriviamo alla wild card però, eh. Dai, 700 ci arriviamo alla wild card. Se mi sto avvicinando alla wild card mi fermo, faccio i regali delle carte e poi prendo la wild card. Ok. Anche se potrei pure aspettare, tanto la collezione è finita. Il problema è che tanto, ripeto, un giorno prima, 2 giorni prima, devo per forza di cose usare le stelline. Quindi ugualmente, diciamo che uno spreco si creerà lo stesso. Ok, la prima barra in pratica è già quasi fatta e sto ancora a 680 peg. È velocissima, eh. No, che 680 peg? Sto di una cavolata, 500. Dove ho letto 680? Ah, erano i dadi, mi sa. Vero? 720 dadi, sì. Eh sì, sono proprio i dadi del peg. Ok. Va bene, salgono molto veloci. Ogni tanto recuperiamo qualche peg. Anche se ne vorrei recuperare un po' di più. Sono un po' sfortunello come al solito. Ovviamente perché i rimbalzi dovrebbero andare un po' come dico io, ma il gioco ovviamente cerca di ridurre un po' questo recupero di vantaggio. Ok. Diciamo che ci piace la città. Oh, un bel jackpottino tattico. Guardate i premi tutti verso la fine. Guardate che barra vuota c'è là sotto. C'è proprio la barra vuota. Forse non ci arrivo neanche la wild card con questi che mi hanno lasciato, eh. Eh? Ammazza come si carica lenta quella barra. Aia. Aiaiai. Cavolo. Bruxelles. Non sale veloce. Ok, belli, prendiamo un po' di peg.
piace? Ci vorrebbe un altro bel jackpottino. Allora, ricordiamo che il risultato di dove entra il Casino Peg è predefinito. I rimbalzi no, ma il risultato è predefinito. Quindi quello che deve uscire vi piace. Dove lanciate, lanciate. Se deve farvi jackpot, vi fa il jackpot. Tipo quello che è successo adesso. Top. Mi sa che non ci arriverò entro oggi alla wild card. Mi dovrò impegnare molto di più su quell'evento. Ok, nessun rimbalzo. A 600 dadi ci possiamo arrivare. Lì, quelli che vediamo. Oh, quanti bei rimbalzi comunque. Tanta roba. Sto a 244, ne abbiamo consumati veramente tantissimi. Ovviamente i rimbalzi non li vuole fare perché cerca di limitare la salita. Dai, dai, su. No, vabbè. Là ci potevi andare su quello a fianco, no? 1100. Ok, rimbalzino, rimbalzino, rimbalzino. Buoni. Quindi sono altri 15 peg recuperati. E dadi tanti, vai così. Oh, quanto ci piace. Oh, non riesco ad arrivare a quei 600 dadi. Cioè, non so se arrivo alla wild card in tempo. Sì, ma penso di sì, con l'evento alla fine finisce prima del coso, come si chiama? Della fine collection. Finirà prima dei 4 giorni questo peg, sicuro. L'avranno impostato in quel... Vabbè, capito che doveva andare là, ma potevate fare una scena un po' più fattibile. Ok, vai con i peg, vai con i dadi. Miam. 600 dadi arrivano. Eh no, non arrivo neanche alla bustina cicciotta oggi. Diciamo che ci ha un po' fregato questo peg. Ok. Olè. Ci piace. Ci piace alla grande. Vai così. Peg, peg, peg. Siamo arrivati ai 600 dadi. Con 64 pezzettini ci facciamo veramente niente. Almeno che... Oh, bello. Bello. Mazza quanto è salita poco la barra del jackpot. Veramente. È niente, regà. Proprio niente è salita. L'hanno fatto lunghissimo sto peg. Proprio per completare tutti e quattro gli ultimi giorni. Va bene, abbiamo fatto 2000 dadi, quindi siamo ritornati a 135.000. Un po' di drop c'è, abbiamo due bustine perché comunque nell'evento c'erano le due bustine. Speriamo che non arriva la carta finale, se no siamo rovinati. Non è arrivata. Quindi vi siete ancora salvati, eh? Vi siete ancora salvati, posso ancora regalare carte. Miracolo, miracolo, miracolo. Intanto ritiriamo i 10 dadi qua. Ok. Allora, album, come sempre ragazzi, carte regalo per voi. Come si fa? Dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace al video, fare un commento qua sotto con la lista delle carte che vi interessano, quindi 7, 1, tira i dadi, 7, 5, montagne di gioia, 7, 7, sotto il naso. Questa maniera, con il vostro nome in gioco, così vi trovo immediatamente e ovviamente anche con la vostra immagine profilo dettagliata, così vi riconosco subito. Se volete dirmi qualche altra cosa, non vi serve niente, commentate lo stesso che cerco di salutarvi e vi leggo sempre. Questa è la situazione attuale, qualche carta scambio, spero di averla da potervi dare, speriamo anche che vi serva così tipo un bello scorcio di vita, lì ci sta. O banco saltato, ce n'ho addirittura due. Se dovesse servirvi, adesso vi mando sicuro. E mi raccomando, dovete essere miei amici in gioco. Per essere amici in gioco, link in descrizione. Ci cliccate, diventate miei amici. Se avete il bug dell'amicizia, una volta a settimana mi togliete, mi rimettete. Ma tanto ve lo dico nei commenti. Vado a cercare a chi devo regalare almeno qualche carta. La prima carta di oggi è una 5 stelle che va a Davide. Gliela mandiamo immediatamente. Davide con l'immagine mi dice sempre che bacia e roba del genere, me lo ricordo. E ti mando la carta, una delle carte che mi hai chiesto, che è Scorcio di vita, ragazzi. Quindi la 5 stelle che ho detto prima. Gabriele con l'immagine del cane mi chiede shopping sfrenato. Mi ha tolto e mi ha messo negli amici perché c'era il bug delle amicizie. Quindi siamo riusciti a risolvere anche questo problema. Gabriele, prenditi sta cartona perché è veramente grande comunque. Shopping sfrenato 726. A Saverio gli mandiamo una carta che mi sta chiedendo, mi aveva chiesto un'altra, poi mi ha detto per correttezza gli dico che praticamente l'ho trovata ma mi servono altre due carte. E una te l'ho data, eccola qua, arriva subito Saverio, tieni, approvazione finale. A Mirko con l'immagine del suo bel micione gli va una carta 5 stelle che mi ha chiesto oggi e guarda caso ce l'ho doppione stranamente, per fortuna, rami carichi. E qua partono le scommesse, ecco perché vi dico sempre...
nomi fateli più personalizzati possibili, perché Alessandro con il sax o l'immagine profilo magari cambiatela. Adesso io ho due Alessandri. Chissà se beccherò quello giusto, gli devo mandare una carta di quelle grosse, raga. Se è il primo, 36 minuti, ho azzeccato. Se no è arrivato a qualche Alessandro che non sappiamo chi è. Vediamo un po', speriamo per lui. Banco saltato 5 stelle, spero che ti è arrivata. E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi, spero che vi sia piaciuta. L'abbiamo fatta anche di domenica, così siete contenti. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.